Che l'ambiente e la salute siano due settori strettamente interconnessi è cosa nota. Respiriamo, mangiamo e beviamo ciò che è frutto dell'ambiente in cui viviamo, che si traduce inevitabilmente in salute. Un rapporto indissolubile, che è stato al centro di un progetto promosso dall'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente e dal Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, con l'obiettivo di promuovere stili di vita sani e sostenibili. I risultati del progetto, dal titolo Comunicazione e formazione su tematiche relative all'interconnessione ambiente-salute, sono stati illustrati presso la sala conferenze dell'ARTA da Maurizio Dionisio, direttore generale di ARTA Abruzzo. Attraverso comportamenti virtuosi e rispettosi dell'ambiente è possibile anche creare un ambiente più salubre che quindi ha delle ricadute sulla salute umana. Ecco, interconnessione tra ambiente e sanità e salute umana, che sono due ambiti differenziati da un referendum che noi abbiamo cercato con questa iniziativa di riavvicinare. Il progetto ha dato vita a un decalogo sulla prevenzione, redatto dall'ARTA sulla scorta delle tematiche affrontate durante un ciclo di seminari che si sono svolti nei mesi scorsi. L'opuscolo sarà ora distribuito nelle scuole e negli ambienti sanitari, in particolare a medici di famiglia e pediatri, per educare le nuove generazioni a una vita più sana e nel contempo al rispetto dell'ambiente circostante, come dichiarato anche da Claudio Damario, direttore generale del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo. Ormai parliamo già da qualche anno di approccio One Health e significa quindi considerare non solo la sanità come ospedale o come attività di prestazione sanitaria, ma significa pensare a tutto quello che noi viviamo, quindi all'ambiente, al cibo, a tutto il percorso umano. E con questi corsi vogliamo proprio aumentare questa sensibilità sia degli operatori sanitari, ma soprattutto nell'ambito di quello che è la prevenzione dell'ambiente. Sappiamo tutti che nei prossimi anni avremo delle grandi sfide, soprattutto nelle aree metropolitane, no? Dagli insediamenti produttivi che possono, se non governati bene, generare ulteriori patologie per i cittadini, ma anche la concentrazione metropolitana, la rumorosità, l'inquinamento atmosferico, l'incidentalità, lo smaltimento di rifiuti. Quindi queste problematiche si possono gestire bene solo se siamo formati e preparati e soprattutto se c'è una formazione sia di tipo ambientale che sanitario, perché insomma dobbiamo avere un'unica visione integrata di questa problematica.